27 febbraio 1989 muore ad Altenberg lo scienziato austriaco Konrad Lorenz, considerato uno dei fondatori della moderna etologia. Dopo la laurea in medicina nel 1928, Lorenz continua a praticare soprattutto l'osservazione e lo studio degli animali. Già nel 1937, partendo dallo studio del comportamento delle anatre, elabora la teoria dell'imprinting, che definisce come la fissazione di un istinto innato su un determinato oggetto. Studia i codici di comportamento e i rituali nel mondo animale e compie ricerche sui problemi dell'aggressività. Nel 1952 pubblica il libro di divulgazione che l'ha reso celebre, L'anello di Re Salomone. Nel 1955, grazie al sostegno della Max Planck Society, fonda l'Istituto di Fisiologia Comportamentale di Seewiesen in Baviera. Nel 1973 gli viene assegnato il premio Nobel per la medicina assieme ai colleghi Nicolas Tinbergen e Carl von Frisch.